Care amiche, eccoci di nuovo insieme per Univoca Online, informativa sul volontariato culturale e sul territorio. Stasera, come sempre, Giulia Piovano ci presenterà le attività del mese di marzo nell'ambito di Univoca Notizie. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa nuova edizione di Univoca Notizie. Vediamo insieme il calendario dei prossimi eventi. Gli amici della Fondazione Ordine Mauriziano propongono martedì 1 marzo alle ore 17.30 online un incontro dal titolo Paesaggi e particolari miniaturistici nelle opere di Defendente Ferrari e proposte di itinerari piemontesi per vedere le sue opere, a cura di Angela Crosta. Per info e collegamenti naturalmente potete seguire l'associazione. Giovedì 10 marzo alle ore 18 in streaming, in presenza, gli amici collaboratori del Museo Egizio propongono un incontro intitolato I vasi in terracotta del Museo Egizio, contesti di provenienza, tipologie e studi in corso, a cura di Federica Facchetti. Come potete vedere ci sono tutte le informazioni per il collegamento. A cura di Agora del Sapere è proposta per giovedì 10 marzo alle ore 18 una visita guidata online dedicata al Mercante di Meraviglie, i capolavori del Museo Accorsi Ometto di Torino. Anche qui, tramite Univoca, potete avere l'indirizzo per il collegamento tramite Zoom. Gli amici dell'Arte dell'Antiquariato propongono per sabato 12 marzo un'escursione a Novara, con l'occasione per visitare la mostra Il mito di Venezia da Hayez alla Biennale. Si rimanda all'associazione per tutte le informazioni in merito. Gli amici di Benevagenna propongono diversi appuntamenti, tutti con scadenza il 27 marzo, presso la cella della Torre Campanaria della Parrocchiale, la rassegna di opere di Pierpaolo Giraudo, Dipingere e Raccontare, presso Palazzo Lucerna di Rorà, il tangibile e l'immaginario, una mostra internazionale di pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione a cura di Roberto Borra e Alberto Bongini. Presso Casa Ravera, caffè dolce o amaro, argenti e porcellane di una collezione privata. Infine, presso la chiesa di San Bernardino dei Disciplinati Bianchi, opere grafiche dei surrealisti, una collezione di Fabio Durante. L'associazione Vivant, in collaborazione con la città di Cherasco, Cherasco Eventi e Cherasco Cultura, propone fino al 15 maggio 2022, presso Palazzo Salmatoris, la mostra Guido di Montezemolo, la poetica della pittura, traverismo e ritorno all'ordine. Naturalmente ricordiamo che sul sito internet dell'associazione univoca.org è visibile nella sezione eventi tutte le iniziative programmate da Univoca e dell'associazione aderenti. Naturalmente è consultabile per visionare tutte le iniziative programmate e quelle anche organizzate dopo la chiusura della edizione presente di Univoca Online. Ricordiamo ancora naturalmente i progetti di Univoca, Agora del Sapere, la Biblioteca dei Volontari Culturali, Pellegrinaggi e Transiti, Pronto Soccorso dei Beni Culturali, Quaderno del Volontariato Culturale, Settimana della Cultura, Sindone e Dintorni e Tesori Perduti. Naturalmente tutti questi progetti sono raccontati e visibili sul sito internet dell'associazione univoca.org. Ancora ricordiamo i nostri canali, per esempio soprattutto YouTube, Univoca Torino, dove potete trovare tutte le Univoca notizie e tutti i video che vengono inviati dalle associazioni aderenti a Univoca. Dandovi l'appuntamento per la prossima edizione, che sarà lunedì 28 marzo alle ore 18, vi ricordiamo naturalmente di rimanere collegati ai nostri canali social, quindi la nostra mailing list, la pagina Facebook, il canale YouTube, consultare Univoca Notizie e andare naturalmente sul nostro sito internet per consultare tutti gli ultimi aggiornamenti anche nella sezione eventi. Buona serata a tutti e al prossimo mese. Anteprima culturale. Stasera
Maria Luisa Reviglio della Veneria, ci presenterà il quaderno del volontariato culturale numero 21, che è pronto per uscire e che riporta, come sempre, degli importanti saggi, delle importanti riflessioni delle associazioni di volontariato culturale. Grazie Marisa. Vi parliamo del quaderno del volontariato culturale numero 21, che con Gabriella Monzeglio seguiamo da quando è nato, man mano dando le vesti nuove grafiche, come è successo nel 2015, quando è stato completamente rivoluzionato, attribuendo a vari colori le sezioni del quaderno. Ad esempio, sempre in prima posizione nel quaderno, si parla della settimana della cultura, a cui viene dato un colore verde. E nella settimana della cultura si raccontano tutti gli avvenimenti e tutte le attività che l'associazione hanno prodotto sul territorio. Altro importante elemento del quaderno è lo spazio dedicato, con un bel arancione, al pronto soccorso dei beni culturali. Il pronto soccorso dei beni culturali è fondamentale perché aiuta il cittadino ad avere cura, a occuparsi, a conoscere il grande patrimonio, soprattutto quella grande parte del patrimonio che per incuria o indifferenza si sta lentamente perdendo. Importante è il restauro del quadro della Regina Margherita a cura dell'Associazione Amici dell'Educatorio della Provvidenza. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore, che è un gioiello in Borgo Vecchio di Avigliana, Vita e Pace raccontano dei restauri dal 1999 al 2021. La valorizzazione della Chiesa della Santissima Annunziata e di tutti i lavori di recupero e di restauro a cura dell'Associazione Santa Maria del Pino, at Pino Torinese. Recupero e manutenzione dei sentieri collinari, ecco un'altra opera meritoria di pronto soccorso dei beni ambientali a cura di Pronatura. All'interno del quaderno ci sono le altre rubriche, per esempio in giallo abbiamo a scuola di volontariato e volontariato scuola, una rassegna di tutte le esperienze di formazione. Si parla delle esperienze immersive di Agora del Sapere, si parla del corso sperimentale nel 2021 tenuto per i nuovi volontari culturali, importante intervento che ha visto anche la partecipazione di personalità che sono state intervistate in questa sezione. Altrettanto per gli amici di Palazzo Reale, i segreti del martedì ci raccontano e diventano un esempio per i volontari di come gestire il bene. Un'altra sezione, letture dal territorio. Il territorio ci racconta esperienze importanti, dal Museo Immaginato, che è un gioco virtuale dell'Associazione Amici dell'Arte e dell'Antiquariato, al Museo Virtuale Defendente Ferrari, che la AFOM colloca vicino agli altri musei virtuali che sta creando da molto tempo. Anche un logo per il Re Sabaudi ci racconta, a voce degli amici del Museo di Artiglieria, alcune cose importanti della loro collezione. E così le Meridiane, che l'Associazione Culturale Atena ci racconta come testimonianze di scienza, di storia e di arte sul territorio. Il calendario meccanico di Giovanni Plana è uno dei gioielli della Cappella dei Mercanti. Anche vite sospese a causa del Covid vengono raccontate come esperienza dai volontari del Museo Mio Mau. E poi Siamo stati educati così. Vivant rappresenta, in un bellissimo libro fatto a mo' di quaderno dal sapore antico, quali sono le modalità, i modi per approcciarsi agli altri, per convivere con la buona società. Un'altra sezione è progetti interassociativi, sostegno alla candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura del 2023, Terre di Sacra, che è una nuova associazione che è nata in Val di Susa a sostegno della candidatura UNESCO della Sacra, e poi un'altra candidatura, Capitale Italiana della Cultura di Saluzzo, nel 2024. L'ultima sezione che chiude il quaderno è volontari e volontariato. Allora, Univoca racconta alcune cose importanti, ovvero cosa vuol dire Univoca online, quali sono le trasmissioni che sono andate in onda e che sono su YouTube, cos'è la carta dei servizi di Univoca, che Univoca ha
preparato, rendendosi conto che sta dando tanti, svariati e variegati servizi alle associazioni che fanno parte del suo gruppo. E poi il Covid e il Museo Egizio, importante momento di valutazione del lavoro dei volontari all'interno del Museo Egizio. E così pure gli amici di Avigliana che ci raccontano degli interventi della Chiesa degli Agostiniani sul Monte Piocchetto. L'ultima sezione si riferisce alla presentazione delle associazioni. Tutte le associazioni di Univoca, che sono oltre 30, sono presentate molto succintamente, ovvero con i loro riferimenti, gli indirizzi, nell'ultima parte del quaderno, mentre il sito raccoglie le famose schede con un racconto più ampio di attività e di progetti. Ecco, in sintesi, è il quaderno che sta per essere pubblicato e che vi invitiamo a leggere con attenzione. Amici, stasera Edoardo Berruti dell'Associazione Amici dell'Arte dell'Antiquariato presenterà una iniziativa, un progetto dell'associazione intitolata Museo Immaginato, una sorta di storytelling dell'arte e della cultura raccontata dai soci stessi, un'esperienza che è molto piaciuta. Grazie Edoardo. Buongiorno a tutti. Che cos'è il Museo Immaginato? Il Museo Immaginato è un'attività, un progetto portato avanti dagli amici dell'arte dell'antiquariato e che coinvolge direttamente e porta alla condivisione tutti i soci che lo desiderano. Quindi hanno partecipato circa 20 tra soci ed amici che hanno deciso di condividere con noi tramite la piattaforma Zoom qual è il loro ideale di bellezza. Le regole erano semplici. Sostanzialmente, un quarto d'ora a testa, per poter mostrare tre opere. E fin qui tutto molto semplice, se non fosse che, come vorrei condividere ora con voi, il risultato è stato, piuttosto particolare. La riflessione che sta alla base di tutto è semplicemente il fatto che il concetto di bellezza non è univoco. Il concetto di bellezza è condizionato da emozioni e ricordi personali. Quindi ognuno di noi avrà un concetto di bello in base, ad esempio, a cosa sente più affine a se stesso, o a cosa lo ha emozionato in passato, quali sono i suoi sogni e soprattutto quali sono le sue aspettative per il futuro. Quindi l'arte, in un certo senso, il concetto lato della bellezza, per ognuno di noi è completamente diverso. E qual è il modo migliore se non parlarne tutti insieme e condividere questo concetto? Non può portare a null'altro che a un arricchimento, che a una visione sempre differente. Ogni punto di vista è apprezzato nella sua unicità e nella sua particolarità. E quindi il Museo Immaginato, potete vedere, sono stati tre incontri, ma altri ne seguiranno nel 2022. È stato un viaggio condotto a più voci perché ogni voce racconta in modo particolare qual è il proprio concetto di bellezza. E quindi a chi aveva sostanzialmente raccontato di un rinascimento meraviglioso, quello di Raffaello, qui raccontato da Bindo Altoviti, più classico, più formale in un certo senso, è quello a noi più vicino perché letto magari sui libri di storia dell'arte, approcciato in fase di scuola e poi visto da vicino quando si è un pochino più grandi. Ecco che a questo concetto che possiamo chiamare universale, alcuni soci hanno avvicinato la propria idea personale di che cos'è la bellezza. Ecco allora che qualcuno ha parlato di Francisco Goya, qui ve lo mostro nella notissima incisione del sogno il sonno della ragione che produce mostri, mai come in questo periodo, ahimè.
frase non può essere più attuale. Ecco allora che le emozioni in questo caso passano attraverso la riflessione personale, l'avvicinamento alla bellezza e all'arte del tutto personali. Qualcuno ha parlato invece di cose ipermoderne, ecco qui il fiore caduto del 2006 che se volete potete trovare al Castello di Rivoli, al museo proprio di arte contemporanea. Ecco che cosa emoziona ognuno di noi da differenti punti di vista e da differenti approcci verso il bello, ma è un bello con la B maiuscola perché non esiste soltanto uno, ne esistono di più. Oppure qualcuno ha parlato dell'inginocchiatoio, ecco che un mobile, un arredo diventa all'improvviso, proprio per la sua particolarità e la sua qualità realizzativa, diventa un'opera d'arte e attraversa il tempo e riesce ad emozionare chi si avvicina con un certo occhio, forse un po' specialistico, eppure crea un forte impatto, una forte emotività. Per ultimo ho lasciato un sogno che un nostro socio ha voluto condividere con noi ed è la Lancia Aurelia del 1955. La purezza delle forme e delle linee sono bellezza. Nulla di più futurista di questo, insomma. Vi ringrazio per l'ascolto e spero di risentirci presto per un nuovo museo immaginato. Del volontariato culturale racconta Salvatore Ivan Raffaele dell'associazione Mio Mao di Torino ci parlerà della carta dei valori del volontariato culturale, un'esigenza nuova emersa dalle esperienze di formazione del volontariato culturale per cui di grande importanza e attualità. Sentiamo. Ringrazio Antonella e vi rubo pochi minuti per parlare di un progetto, la definizione di una carta dei valori per il volontariato culturale. Un breve illustrazione di contesto in cui ci muoviamo. Nel 1991 fu emanata la legge quadro del volontariato, la legge 266. 10 anni dopo fu costruita una carta dei valori del volontariato. Nel 2017, quindi pochi anni fa, la legge 266/91 fu abrogata e fu approvato un codice del terzo settore, quindi un nuovo contesto. Nel 2020 nasce la Carta dei Valori dell'Azione Volontaria. Queste sono le due carte esistenti che riguardano il mondo del volontariato. Cosa dicono? La Carta dei Valori del Volontariato, promossa nel 2001 dalla CSVNet, cioè dalla rete dei centri di servizio, fa una riflessione sul volontariato, perché la legge 266 in qualche modo normava i rapporti fra il volontariato organizzato e le istituzioni. È divisa in 24 punti e fondamentalmente parla dell'identità del volontario o delle organizzazioni. Raccoglie i principi fondanti, le identità e caratteristiche del volontario e le caratteristiche delle organizzazioni di volontariato. La Carta dei Valori dell'Azione Volontaria, nata appunto dalla Fondazione Zancan e presentata alla fine dell'anno del volontariato, dell'anno europeo del volontariato a Padova, fa un approccio diverso, non sostituisce la Carta dei Valori del Volontariato del 2001, ma si affianca, nasce dopo un periodo del Covid, quindi con una riflessione su quello che è diventato il volontariato in quel frangente, e quindi vuole sottolineare il volontariato nella sostenibilità, nella costruzione di una società più umana. La riforma del 2017 pone delle nuove domande al volontariato, capire dove è posizionato, che ruolo ha il terzo settore, come costruire un'azione politica significativa. Detto questo, cosa pensiamo di fare come univoca in collaborazione con l'associazione Mio Mao?
Abbiamo verificato che negli ultimi anni c'è stato un incremento del volontariato culturale, circa 850.000 volontari negli ultimi anni sono censiti come volontari culturali. E tant'è che è notizia di questi giorni che si è modificato l'articolo 9 della Costituzione, inserendo il comma 3, in cui per la prima volta all'interno della Costituzione si parla di ambiente, di biodiversità e di ecosistemi. Allora abbiamo pensato se fosse possibile declinare una carta che specifichi e determini i valori di un volontariato culturale all'interno delle funzioni di tutela, di valorizzazione e conservazione del patrimonio italiano. Ecco, questo è il progetto che pensiamo di proporre in una prima fase di studio in questi mesi, partirà il prossimo mese, e poi di presentare una prima stesura della settimana culturale di Univoca che è prevista per ottobre 2022. Ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti una buona visione. Stasera parliamo con Albis Stefania, una volontaria particolare che coniuga i volontariati tra la sua esperienza di viaggiatrice e una viaggiatrice stanziale al CERMIG nel lab per la gestione delle vaccinazioni del Covid. Ascoltiamo la sua esperienza. Buongiorno, eccoci qua per una nuova breve intervista per il nostro programma di Univoca. Oggi ho con me una persona che proprio non è strettamente un volontario della cultura, però di cultura ne ha fatta tanta, viaggiando per tutto il mondo e occupandosi appunto di viaggi. Ma oggi è una volontaria. Volontaria in quello che, ahimè, in questo periodo va di moda, che è il Covid. E quindi lei fa la volontaria nel centro del CERMIG, dove vengono vaccinati migliaia di persone, direi circa 1.000 al giorno, mi pare di avere visto. E quindi la prima domanda ovvia è: ma perché ti sei messo a fare la volontaria al Covid? Perché, come dicevi tu, io essendomi occupata per tutta la mia attività lavorativa di turismo prima e di organizzazione di eventi, congressi scientifici e eventi culturali, poi con il Covid sono rimasta completamente senza lavoro. E non essendo abituata a essere inattiva, quando c'è stata la possibilità di essere utile alla comunità, come si vuol dire, sono stata molto felice di poterlo fare, perché c'è un momento in cui questo è necessario e trovo che sia giusto che chiunque abbia la possibilità di dare una mano lo faccia. Paura di beccarti il Covid, visto che sei a contatto con paura tanti. Cioè, paura, sono vaccinata, tengo la mascherina, tengo a distanza. Se prendessi un autobus, un treno, un aereo, forse sarei ancora più vicina delle persone che non so in che stato siano. Quindi no, paura no. E in che cosa consiste il lavoro minuto per minuto, direi? Allora, minuto per minuto si avvicina un po' al lavoro del vigile urbano. Tu vai di qua, tu vai di là, hai compilato bene il modulo e aspetta e passa avanti e quella è la fila e non andare lì. Questa è la parte più banale. E poi c'è, come sempre, di tutto, dalle persone che hanno dei casi particolari alle persone che non sono in grado di compilare un modulo anche semplice, ma comunque perché magari non leggono, hanno dimenticato gli occhiali, non sanno italiani, non sanno la lingua, non c'è un po' di tutto. E quindi tu sei di quelle persone che hanno quel giubbottino di colori sgargianti, giallo, violetto? Sì, quello che si mette in autostrada. Ecco, a cui la gente si rivolge per avere informazioni, eccetera. Che cosa hai ricavato da questa esperienza? Ha ricavato, non è che mi prefiggessi di ricavare delle cose, a parte che comunque essere utile agli altri è sempre gratificante.
e ho ricavato la conferma di una cosa di cui ero già convinta prima, che noi italiani dovremmo smettere di lamentarci sempre di tutto e che nulla funziona, perché invece la sanità pubblica in questo, come in altri casi, forse in Piemonte è meglio o peggio che in altri posti, funziona, e quindi dovremmo essere orgogliosi del lavoro che facciamo. Lì veramente nei centri vaccinali si fa un gran lavoro da parte dei professionisti, ovviamente personale medico e infermieristico in primis, ma da parte di tutti, chi come me è capitato lì perché ha voglia di farlo. Consiglieresti ad altre persone, c'è ancora bisogno di aiuto, consiglieresti, inviti la gente a venire a fare il volontario? Ma sicuramente, io adesso non so se, secondo me c'è sempre bisogno di aiuto, e comunque anche solo organizzare i volontari è un lavorone. E, quindi sì, certo, una cosa che consiglierei di fare a chi ha voglia e si sente, ovviamente. Perfetto, credo che con questo invito a che altri volontari abituati alla cultura, ma disponibili anche come tempo per fare qualche cos'altro per la collettività, penso che con questo invito possiamo chiudere e grazie. Una volta si chiamava spirito di servizio. Stasera Fabrizio Antonelli Dulce ci presenta Vivant, l'associazione a cui lui è più legato e per cui grazie Fabrizio. Buongiorno, io sono Fabrizio Antonelli Dulce, sono il presidente dell'associazione Vivant. Vivant ha come sottotitolo l'associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari. Vediamo subito un attimo questo sottotitolo, che cosa voglio dire, perché a mio avviso è abbastanza significativo e spiega lo scopo dell'associazione. Beh, associazione è inutile che lo commentiamo. Per la valorizzazione, e questo è evidente quando poi ne parleremo, delle tradizioni. Ecco, mi fermo un attimo sul concetto di tradizione per ripetere quello che diceva Gustav Mahler, il noto musicista, direttore d'orchestra: la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri. E questo mi pare già un bel concetto per capire che cosa intendiamo per tradizione. E poi le tradizioni in modo particolare storico-nobiliari. Perché nobiliari? Beh, nobiliari in fondo è ancora adesso un termine positivo, ancora dice, si dice ha fatto un nobile discorso, oppure addirittura nella pubblicità vediamo i vini nobili del Piemonte. Bene. E la nobiltà in realtà è quella che ha costruito l'Italia prevalentemente. E quindi è giusto mantenerne le tradizioni, ricordare quello che ha fatto. Ed ecco che è nata ormai 26 anni fa l'associazione Vivant, nel 96, e direi che si può conoscere l'associazione attraverso il sito. Il sito è molto frequentato perché, oltre a tutte le varie pubblicazioni che inseriamo, abbiamo messo nel sito, con motori di ricerca e quindi facilmente consultabile, tutta l'opera del barone Antonio Manno. L'opera del Manno è la genealogia delle più importanti famiglie piemontesi fino a più o meno la metà dell'Ottocento. È un lavoro enorme, è un lavoro fondamentale per i ricercatori e gli studiosi, è un lavoro talmente importante che ci è stato ampiamente finanziato, perché è stato veramente un grosso lavoro, dalle due banche principali di Torino, dalla Banca d'Italia, dal Comune di Torino, perché veramente è un'opera fondamentale. Moltissimi sono gli studiosi che vanno a vedere le pagine, a sfogliare anche le pagine che sono tutte in PDF, in quanto l'opera del Manno non è mai stata pubblicata, esistono solo dei dati lo scritti all'Archivio di Stato oppure alla Biblioteca Reale, il nostro è quello della Biblioteca Reale, ci è stato concesso dalla Biblioteca Reale, e quindi credo che sia un'opera importante e un sito
veramente molto frequentato. Nel sito si trovano anche i nostri ormai 230 bollettini, perché noi teniamo i contatti con i nostri associati attraverso un bollettino mensile che racconta diverse cose e in particolare spiega la visita che ho, l'iniziativa che proponiamo di mese in mese, in modo da preparare i nostri soci già a incontrare o le persone o i monumenti che andremo a visitare. In questi 26 anni abbiamo pubblicato più di 25 opere, i libri che noi pubblichiamo vengono regalati ai soci, e che quindi hanno un ulteriore vantaggio, e direi che ormai negli ultimi anni ci stiamo orientando verso una collana che abbiamo chiamato Carte di Famiglia, perché in questa collana, ormai già al terzo libro, pubblichiamo appunto o diari o carte, appunto lettere di varie famiglie. L'ultimo che abbiamo fatto è di un signore che si chiamava Ignazio Taon de Revel, che era stato deportato dai Giacobini in Francia. I Giacobini, temendo poi di essere arrestati dagli austriaci, si erano preparati della merce di scambio, veramente, questa era l'idea, e quindi deportati i membri delle principali famiglie piemontesi a Digione. Questo signore Ignazio Taon de Revel riesce a scappare e, senza nessuna attrezzatura, attraversa le Alpi e torna in Piemonte. Attraversare le Alpi allora era abbastanza un'impresa difficile, siamo ovviamente ai primissimi dell'Ottocento, perché si era ancora in quella piccola era glaciale che ha contraddistinto la fine del Settecento e la prima metà, anzi ben oltre forse, dell'Ottocento. Che cosa facciamo ancora? Facciamo conferenze, ricordo tanto per dirne una, ma evidentemente in questi 26 anni ce ne sono state moltissime, una di Bonifazio Incisa di Camerana, che era il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, presso la scuola di applicazione. Abbiamo fatto questa bella conferenza sulle tradizioni del Piemonte e in particolare ovviamente della parte dell'esercito piemontese. Organizziamo visite speciali a case normalmente non aperte al pubblico, stiamo adesso proponendo una visita al Duomo di Torino, ma andando a conoscere le parti non aperte al pubblico, e quindi proponiamo tutte iniziative che raccontano quanto appunto nei secoli la nobiltà piemontese abbia fatto. Per iscriversi all'associazione non è assolutamente necessario essere nobili, vuol solo dire essere interessati a valorizzare quella che è stata la storia del Piemonte e, posso dire, conseguentemente la storia d'Italia. L'associazione è aperta e quindi, se qualcuno vuole partecipare e aderire, è benvenuto. E grazie. Un'interessante proposta del Comune di Reggio Emilia verso i volontari singoli, verso le associazioni. Guardiamo, ascoltiamo, poi proviamo a pensare qualcosa per i nostri comuni. Life is good without you. I wish you could stretch out that day. Gone, I feel relieved.
NBF. I hope you'll understand if I'm not calling you. Cari amici, cari amiche, siamo giunti al termine di questa nona edizione di Univoca Online. Vi aspettiamo tutti il prossimo mese, a marzo, il 28 marzo 2022, con il numero 10 della nostra trasmissione. A presto, arrivederci, un caro saluto a tutti.